Brava Marco! Qualcuno forse non ha notato che da qualche anno a questa parte ogni volta che uno si recava in ospedale in valorologia scusate, dice no, ma qua posso essere una diminuita tu chi va a neurologia, o soprattutto a neurologia perché giustamente la gente non fatica la depressione la prendono con c'era pure il dottore che era di Ebole pure un dottore di Ebole che è mandato a Slovenia dice no Mario io non sono più a Ebole perché loro le parti non esistono più non è vero questo non è vero questa è una bugia le parti la miseria le parti c'è le parti di neurologia c'è ma ci vanno queste parti ricordiamo tutti quanti l'ospedale di Ebole non è l'ospedale è l'ospedale solito. No, ma ci sono tutti, è colpato, ci sono cose che mi dice. Proprio, ci ricordiamo tutti che cos'era, era il fiore all'occhietto. Poi tutti quanti ci possiamo lamentare, ma forse un miele, un miele. Però una cosa è certa, da qualche anno a questa parte, fatti dare molti tagli su l'ospedale di Ebole. E onestamente noi non ci possiamo proprio più permettere non di dire domani dobbiamo vedere i tagli della fede l'ospedale di Ebole non si può permettere nemmeno più un posto letto in meno nemmeno più un posto letto in meno poi vogliono fare vogliono ragionare sull'ospedale unico fra Ebole e Battipaglia forse è l'unica cosa che possiamo ragionare però se vogliono ragionare politicamente ma mo questo livello di giro qua stanno pigliando proprio una strada che i cittadini non ci interessa proprio l'ospedale di Ebole va difeso e questo vale per tutti quanti che siamo qua presenti indipendentemente che noi ci faticiamo con questo là va difeso perché l'ospedale di Ebole è storico e è stato messo sotto i piedi da 10 anni a questa parte stanno levando piano piano, stanno levando tutti i reparti. Questo qua non lo dobbiamo più permettere. Non lo dobbiamo. E non esiste che perché fortunatamente l'assemblea pubblica di stasera sono persone che conosco da anni, consiglieri come Fausto, consiglieri come Mattarello, il sindaco. Gente che hanno 20 anni che stanno al comune, è giusto? Abbiamo da dirlo il senatore, noi assolutamente queste decisioni tecniche che ho sentito poco fa, con tutti il rispetto parlando, mentre che ormai che è demagogia, tecnico dobbiamo vedere, non dobbiamo vedere, ormai ci hanno tolto già quello che ci dovevano togliere. Non ci possiamo permettere più di togliere nemmeno più un posto lei, non te ne permette proprio, perché sennò qua ci mi barricato. Brava Marco. Bravo.